Complimenti. Grazie. E poi dopo. E con il vostro presidente, vieni. Vieni, qua. Esma. Vieni. Con la mia telecamera. Sì, aspetta. Bravo. 33 anni dall'ultimo scudetto, pensa quanti napoletani sono nati, tantissimi, quindi io mi aspetto, perché gli altri non hanno, questi napoletani che sono nati dopo, vissuto l'eccitazione dei due scudetti vinti, quindi sai, dopo essere sprofondati nel fallimento ed essere rinati ed aver sempre approfittato di questa crescita costante in questi ultimi 18 anni, il coronamento di uno scudetto potrebbe far scattare, impazzire la città, che secondo me già sta impazzendo e si sta organizzando, quindi potrebbero essere 2 o 3 milioni di partecipanti alla festa dello scudetto, tanta roba. Sarebbe il premio, il coronamento di 18 anni di lavoro in maniera diversa da quella di molti altri miei colleghi. Veda, io ho creduto molto nell'ECA, European Club Association, dove mi hanno dato un compito di interessarmi del marketing, e per me che vengo dal mondo del cinema era molto semplice. Quando lei mi parla di acquisizioni d'oltreoceano o di Far East, anche cinesi, ed è mentre Zhang ogni tanto io lo vedo apparire sugli spalti e interessarsi, mi dispiace soltanto che quando è presente di solito perdono, per cui la sua faccia diventa quasi da cane bastonato. No, adesso scherzo. Dall'altro lato, quando ci sono dei fondi, io rimango sempre molto perplesso. Perché rimango perplesso? Perché il fondo è la morte del calcio. Perché la morte del calcio? Perché il fondo è interessato a massimizzare il ritorno di investimento dei propri investitori nell'arco dei successivi 5 anni.